vogliamo essere visti, no, la difesa del nostro voto in, che abbiamo fatto qua in tutto il mondo e anche in Venezuela. Abbiamo avuto un fraude elettorale in cui noi siamo veramente addolorati con tutta questa situazione che sta succedendo. Oggi siamo in piazza in tutto il mondo per difendere i voti dei venezuelani. Chiediamo, diciamo, alla comunità internazionale che ci sostenga, perché noi siamo in piazza per mostrare le prove, perché noi abbiamo le atte, noi abbiamo i registri, abbiamo i numeri. Quindi il presidente eletto del Venezuela è Edmundo González Urrutia. Sabemos que allá en Venezuela la gente va a salir, cueste lo que cueste. Allora, il Venezuela in questo momento, in quest'ora è sulle piazze, ci sono centinaia di migliaia di persone che sono in piazze, nonostante dal momento delle elezioni, dal giorno dopo delle elezioni, che si è appreso, diciamo, questa vittoria schiacciante di Edmundo González, la repressione del regime ha fatto una escalation aberrante. Arrivare a un confronto militare lo escluderei e a priori. Diamo spazio ovviamente al dialogo, diamo spazio a quello che sono i sistemi di pace, appunto, che abbiamo visto anche in altri paesi prima ancora di arrivare all'ultima spiaggia. Il venezolano dijo: "El mundo González es presidente."